Buongiorno, mi presento, io sono Serena Guglielmi, sono curatore archeologo presso la Sovrintendenza Capitolina e faccio parte dello staff della Centrale Montemartini. Comincio oggi il nostro racconto del museo, che sarà fatto attraverso le immagini, ma soprattutto per la prima volta attraverso la voce, sperando in questo modo di tenere compagnia anche alle persone con disabilità visiva. Per questo motivo le nostre descrizioni saranno ricche di dettagli descrittivi. La centrale Montemartini si trova sulla via Ostiense, a circa 1 chilometro dalla piramide Cestia, fuori delle mura. È uno straordinario esempio di riconversione in sede museale di un edificio di archeologia industriale, della prima centrale elettrica pubblica di Roma. La storia del museo inizia nel 1997, quando si decise di trasferire all'interno della centrale elettrica, ormai in disuso dagli anni 60, una serie di reperti archeologici, per lo più sculture, della collezione dei Musei Capitolini. In quegli anni ai Musei Capitolini si stavano portando avanti una serie di lavori di ristrutturazione di alcune sale e di alcuni ambienti, e per evitare di sottrarre ai visitatori e al pubblico tutta una serie di capolavori e di opere, la Sovrintendenza Capitolina decise di esporle temporaneamente all'interno della centrale elettrica, dell'ex centrale Montemartini. Il luogo si adattava comunque alla sperimentazione di nuove soluzioni museografiche perché c'era anzitutto una grande disponibilità di spazi, ma soprattutto si trovavano all'interno della centrale ancora tutta una serie di macchinari che appartenevano appunto alla centrale elettrica. Si creò quindi un allestimento sicuramente coraggioso in cui per la prima volta si mise a confronto l'archeologia industriale, il patrimonio industriale, i macchinari e l'archeologia classica, un gioco di contrasti che poi diede il nome alla mostra Le macchine degli dèi. La mostra Le macchine degli dèi venne inaugurata nell'ottobre del 1997 e riscosse un gran successo di pubblico, tanto che si decise poi di trasformare questo che doveva essere un esperimento temporaneo in museo permanente. Alcune delle opere della collezione rientrarono ai Musei Capitolini, altre restarono alla centrale Montemartini e nel 2001 la mostra si trasformò in museo permanente. Musei Capitolini, centrale Montemartini. Grazie a tutti, al prossimo episodio.